Ritorno all'appuntamento con Tra le righe incontro con l'autore, ritroviamo nei nostri studi ormai un'amica di Padre Pio TV che ha presentato qui davvero tutti i suoi libri, lavori e scritti. Sto parlando di Stefania Perna, ben trovata, grazie. Grazie a voi. Torni con un nuovo libro edito da Edizioni Segno che si intitola Tra i tornanti eh, dell'anima, in cammino con la parola. Eh, Stefania è insegnante, scrittrice, insomma attiva anche eh, nella vita parrocchiale e quant'altro. Ehm, vorrei subito chiederti Stefania perché hai scelto proprio di ricorrere alla metafora dei tornanti, che vediamo anche in questa splendida foto di copertina. Sì, beh, l'immagine dei tornanti, perché io penso che nell'anima ognuno di noi abbia sempre dei tornanti, cioè ci sono dei momenti magari in cui si sente pieno di ottimismo, pieno di forza, e dei momenti in cui invece appunto c'è scoraggiamento, tristezza, e queste cose si possono paragonare proprio a dei tornanti, all'andare a destra e sinistra. E, ed è un problema che mi sono posta spesso perché nella, se uno vede anche nella Sacra Scrittura si parla spesso di andare a destra e sinistra ma intendendolo come deviare no? dalla retta via, andare a destra, infatti Dio dice proprio non andate a destra e sinistra, però effettivamente nella nostra esperienza poi invece ci capita questo. Allora l'immagine della montagna secondo me ci dà il giusto, la giusta visione, cioè è vero che noi nella vita andiamo a destra e sinistra, ci sono momenti belli e brutti, peccati e cose, però l'importante è essere sempre in salita, no? diceva un mio amico che, che è esperto di montagna insomma, che andare a destra e sinistra, cioè seguire i tornanti, è l'unico modo per arrivare in alto senza sottoporre il corpo a una fatica fisica troppo forte, perché se noi eh. andassimo in linea dritta il corpo non si adatterebbe neanche all'altitudine. Invece questo andare a destra e sinistra porta in alto piano piano. Ecco. È vero, verissimo. vuole essere un po' l'immagine questa. La Molto copertina, chiaro. poi vabbè, la copertina bisogna fare anche una lode alla casa editrice, <ride> perché in pratica erano due foto mm -hmm. che io ho mandato, ne ho mandate alcune da scegliere, insomma, però c'erano queste due, una con gli scarponi e dietro c'era una sorta di lago, insomma, lì, e l'altra invece con i tornanti, quindi ovviamente volevo quella dei tornanti, ma volevo anche gli scarponi perché... Mm, Vogliono essere la versione moderna diciamo dei calzari, perché siccome c'è il famoso brano no, di Mosè al quale Dio dice: Togli i calzari perché questa terra è sacra, e allora diciamo togliersi gli scarponi vuol dire in un certo senso avvicinarsi alla scrittura, alla vita, agli altri. A piedi nudi, cioè rendendosi conto appunto che è una terra sacra, perché effettivamente anche l'altro è una terra sacra, no? Mm, cioè esatto. saper vedere l'altro con delicatezza, ecco quindi questo vuole essere un po'. E chi, chi sono i tuoi ispiratori preferiti, chiamiamoli così? Beh, di autori ce ne sono tanti anche, perché poi a me piace leggere, piace arricchirmi diciamo di tanti spunti, in un certo senso, non so se già te lo dicevo in qualche altra occasione, ma eh, per me è un modo anche di vivere la comunione dei santi, cioè andare prendendo dai santi anche i loro pensieri, no? Perché sono dei doni che ci fanno e eh, la comunione è anche in questo. Vabbè. comunque i miei autori principali forse... Eh, possono essere un po' Don Divo Bassotti e un po' Sante Scrivà. perché questi due? E intanto perché sono tutti e due del Novecento, quindi sono abbastanza vicini a noi. Addirittura Bassotti è morto, mi sembra, nel 2006, quindi insomma molto recente. Poi anche perché sono due autori che hanno parlato molto della santità per tutti. Quindi del vivere il cattolicesimo in modo impegnato, anche se si è laici, perché per molto tempo magari si è pensato, vabbè, le suore, i frati, sono tenuti diciamo a un cammino. Invece il laico magari fa una cosa meno impegnativa. E invece tutti e due hanno parlato proprio di questo che basta già solo il battesimo per metterci sulla strada, su, sui tornanti. <ride> diciamo. Ecco, sono spunti di riflessione davvero molto interessanti. E, e Che cosa hai scelto di far emergere in queste. Queste poesie, in questi scritti. Beh vabbè. I temi sono tanti, eh, anzi, diciamo che in questo libro, per lo più, c'è sempre all'inizio una piccola frase della, della Sacra Scrittura, poi c'è diciamo una mia riflessione, e poi al solito c'è qualche citazione, eccetera. E il messaggio è semplicemente di saper guardare diciamo, le cose della scrittura, ecco perché è il sottotitolo no? uh -huh. che dice in cammino, cammino con, con, la eh, con la parola. Quindi partire dalla parola e poi eh, mh, vederne il collegamento con la nostra vita, quindi con i tornanti in cui ci troviamo, il momento positivo, il momento negativo. Infatti c'è qualche poesia, mh, poesia, insomma, che poi più che poesia sono riflessioni, riflessioni in stile poetico, ecco. eh, <ride> però in realtà sono riflessioni. Ce n'è qualcuna che proprio dà questo messaggio, cioè di concretezza, di eh, per esempio mi ricordo ce n'è una forse sul cielo aperto. Eh, che eh, si collega a un a brano cielo aperto sì. eh, se, lo, se la vuoi prendere un attimo, si collega a un brano che a volte sembra molto lontano dalla nostra esperienza. Perché racconta il sogno no, di vedere il cielo aperto. Se, lo, se la vuoi leggere, poi magari lo posso anche sì. esplicitare. Vedrete il cielo aperto. A che serve un cielo aperto? Per un contadino servirebbe per mettere la no, pioggia. No, scusami, c'è cioè, cioè, all'inizio il. La piccola no. citazione. Torniamo alla citazione, sì. Gli rispose Gesù, vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse, in verità, in verità, io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Ecco, allora, per esempio, questo è un tipo di frase che effettivamente uno può vedere molto lontana dalla sua vita. Cioè dice, vabbè, certo. che c'entra questo... Ecco, invece se poi la legge, ecco, c'è questo sforzo di collegarlo con la vita quotidiana. Esatto, allora, il po'. contadino servirebbe a permettere la pioggia. Eh, il cielo fu chiuso per tre anni e ci fu una grande carestia. Invece la pioggia a cielo aperto permette la vita e la fioritura di frutti. Per me, cittadino, servirebbe a dar possibilità di sognare. Il cielo in città è chiuso tra le case. Non è possibile, quasi neanche guardarlo. Bisogna andare in spazi aperti per sentirsi aperti al futuro, a cose belle, a cose grandi, alla speranza. Aprirò una via nel deserto anche in quello della città. Vedrete il cielo aperto anche tra le case e le cose quotidiane. Eh, e sì, qui sì. proprio lo dice, tra le case e le, le cose, cose quotidiane, quotidiane, perché quello vuole essere il filo conduttore, diciamo poi ovviamente declinato con tanti modi diversi. Insomma. Stefania, emerge anche in questo libro davvero la bellezza e la profondità del tuo rapporto intimo con Dio? <ride> Beh, vabbè, questo chiaramente sono in cammino pure io, è logico, insomma, è un po' tra luce perché è chiaro che parlandone viene fuori. Diciamo che io vorrei appunto dire che la fede è un messaggio per tutti, questo è il fondo, il motivo anche per cui scrivo i libri. Cioè, tante volte uno pensa che per pregare devo avere dei doni particolari, di intelligenza o di fede anche, insomma no, o devo essere... Invece no, basta appunto guardare con attenzione, proprio vedere. Eh, diceva qualche studioso che nella nel Vangelo, nel Vangelo, il verbo vedere è presente più di cento volte perché proprio c'è un modo di guardare le cose che, che ci può dire tanto, no? anche i paesaggi, appunto qui siamo i tornanti, il paesaggio per chi lo vede come in trasparenza è un segno della potenza di Dio, per esempio le montagne, della sua grandezza, allora sapendo guardare, Pian piano, non solo le cose più appariscenti, appunto come montagne e cose, ma anche le situazioni, e le parole che si dicono, le persone. Saper guardare tutto con gli occhi della fede, insomma, questo vorrei trasmettere uh -huh. al di là di… Ed è proprio questo quello che vuoi, mh, che fai emergere e che è il messaggio che hai scelto mh, di lasciare al lettore che leggerà questo libro. Eh sì, insomma, eh, in pratica vorrei invitarlo a prendere la scrittura, ecco perché lì c'è scritto, no, l'ascolto la, della parola, cioè, e a, piano piano vorrei suggerire un metodo, ecco perché poi ovviamente ognuno, eh sì, ognuno certo. lo fa suo nel modo suo, cioè prendere la scrittura e poi da lì collegarla alla propria vita, a quello che si sta vivendo, allo stato d'animo che si sta vivendo. Eh, no? eh, per esempio, c'è anche un brano, forse si chiama Vocazione. Non so se mi ricordo bene, perché in pratica la vocazione è qualunque situazione in cui ci troviamo, no? A volte si pensa alla vocazione come certo. quella religiosa, oppure. Invece no, la semplicità della nostra vita, perché già siamo stati vocati alla vita, chiamati alla vita. La prima vocazione è la vita. È vero. Quindi poi in qualunque modo, non so se vuoi. Sì, si intitola vocazione. Nessuno viene al padre se il padre non lo attira. Accorgersi con enorme sorpresa che c'era una forza di attrazione che operava nascosta nelle vicende di tutta una vita. Accorgersi che tanti miei passi e scelte sofferte. Da sempre avevi preparato per attirarmi verso un punto di arrivo ancora prima che di partenza. Eh sì, cioè questa è l'idea proprio. Esatto. Di, fondo che... di arrivo perché ogni vicenda posso ora rileggere con un senso nuovo. Mh, arrivo diciamo al finale, tu mi darai un nome nuovo pensato per me da sempre, per questo esulto nel sentire il tuo nome e il mio, da ora e per sempre scritto eh, nei cieli. Eh, io credo che questo libro si possa leggere anche magari non leggendo e seguendo, come dire, l'ordine che tu hai scelto per i vari ah, argomenti, no, no, ma no. magari anche aprire il libro così, a caso è ah, sì, la scelta. Ecco. Sì, sì, perché infatti non ho seguito nessun criterio, cioè non è che non so, prima questo libro, poi quell'altro. No, 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 Sono dei brani certo. così come sono venuti a me, e quindi è bene che anche al lettore vengano così. Ecco, perché no? A partire dall'indice si lascia il un lettore si che lascia ispira, ispirare certo. da un titolo e sceglie di leggere questo. E allora um, ve lo consigliamo davvero di cuore tre tornanti dell'anima, in cammino con la parola, edizioni, segno. Ringrazio grazie la sua autrice voi. Stefania Perna per essere stata eh, con noi quest'oggi. Al prossimo appuntamento, grazie. grazie.